vedere. Allora, che è partita la diretta, facciamo una piccola diretta, un saluto su Facebook. Volevo vedere, far vedere l'ovazione del pubblico davanti a noi. 3, 2, 1! Perché a Lucca si drogano, capito? Tantissimo. Ma fai 1, 2, 3, secondo me viene meglio. 1, 2, 3! No, uguale. Tu, no, c'è peggio, cagare, no, c'è, anzi, anche peggio. Uguale. Guarda i potenti mezzi, guarda lì che conta. C'è anche lo slider. Signori, benvenuti al second stage di Lucca Comics and Games Fin Comic on Stage. Applauso spontaneo. Sai che non ho capito niente di quello che hai detto? Stop again events. Continuo a non capire niente di quello che hai detto. Ma è l'effetto simpatia, se dice la musica allegra. Ah, ma tu, io e te domani abbiamo un lavoro importante e non capisco quello che dici. La smetti lì con quella diretta? Ma no, ancora? Tanto ho il braccio, non si vuole, nel senso abbiamo come nei film quelli importanti, c'è il braccio. Stai facendo la crane così. Ove, faccia la crane. A dire cose che non guardare in camera, non guardare in camera mai. Non guardare in camera. Tardi, troppo tardi, me l'hai detto tardi. Signore e signori, fate un grande applauso per Scintilla e Omar Fantini. Come fatto, ragazzi, come fatto? Oh, che arrivano anche quelli vestiti male. Allora, noi eccoli, lei chi è? Tu che sei esperto. Sono... Da cosa sei vestita? Vieni qua davanti un attimo. Vieni. No, si vergogna. Come no? Ah, si vergogna, certo, in giro vedono 2000 persone. Tanto nessuno sa chi sei veramente, dico. A parte le tue amici, le tue amiche, per esempio. È che sua mamma non sa che è qua. La pensa a catechismo, capito? Ne è arrivata un'altra cattiva, eh? Quella non la puoi dire. Cattiva? È buona? Allora, ciao Maserati. Siamo qui a Lucca Comics, come immagino vi siate accorti, visto che probabilmente avete fatto un po' di chilometri, con due carissimi amici di Fin Comics, Omar Fantini e Scintilla, che ci portano un po' di news fresche su quello che sarà lo spettacolo di questa sera. Ah, vedi che c'era qualcosa di interessante da dire? Che si chiama House of Gag Live, che ha la caratteristica che ci vede vivi rispetto al solito. House of Gag Alive. Live dal vivo. Alive sarà, insomma, rispetto al solito. Allora, poverini, hanno il sole in faccia. Allora facciamo così, giriamoci. Cerchiamo di girare tutta la postazione in modo che il sole venga in faccia a noi e siamo più illuminati, mentre loro hanno il sole alle spalle e possono vedere meglio quello che succede. Se giriamo tutte le mura in senso orario, secondo me possiamo andare avanti per mezz'ora. Quanto ci vuole a girare le mura? Sei geometra, vero? Allora volevo far vedere la reazione del pubblico a questa idea di Scintilla. Mi tarpate le ali. La perplessità di fuori. Allora, il consiglio è: venite più vicini, almeno prendete l'ombra di questo. Sono un po' scomodi, in effetti. Gazebo. Venite più vicini, avvicinatevi ancora. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. No, stai zitto! Già a Verona. Vedi che sulle citazioni ridono? Ma se non conoscono questa, cioè. No, ci sta, ci vale. Allora, ragazzi. Lupo ululà? Lupo ululì. No, Castello. Castello Lulì, no, Castello. Me lo ricordo in inglese, Werewolf. Lo sbuffo, ragazza, in inglese. Ma perché io guardo solo le serie televisive in inglese e non ne capisci un cazzo. Niente, minimamente. Quelli che fanno i fighi io la sento solo in inglese. Minimamente. E chi era l'assassino? Che ne so, non ho capito neanche il titolo. Niente, proprio punto. Allora ragazzi, dai. Sono qui perché si aspettano qualcosa, di qualcosa di inter... Oh, ma basta con quella diretta di merda! Hanno scritto viva il Kentucky! Luca D'Acco! Siamo Isabella Maserati, la tua amica Maserati. Che guida? Una Ferrari. Giuro, non è una battuta. Niente, vedo se c'è una cosa interessante. Comunque è ottimo perché veramente Fantini si sta facendo i cazzi suoi. Cioè, come fa sempre? Tranquillamente. Come fa sempre? Tu fammi le domande e io rispondo, non è che è un problema. Dai, fammi delle domande. A che ora è lo spettacolo questa sera? 21. Dove? All'auditorium Svangetbla. Quanti ce n'è di auditorium, scusa? C'è poi uno. Di più? Aspetta, in che auditorium siamo? Guarda il manager che si avvicina. Come? San Girolamo. Vedi che lo sapevi? Lo sapevo proprio perché, essendo il San Girolamo, mi serve il gobbo. Bisogna entrare da dietro, bisogna fare il giro. Cazzo, mi vengo voglia di buttare via tutto. Allora ragazzi, i nostri Omar e Scintilla sono carissimi amici di Fin Comics, sono stati nostri grandi ospiti alla Sagra dei Fumetti nell'edizione di giugno. E pioveva. Ma a giugno alla mattina eravamo coi giubbotti di piumini. Sì, ma solo poco. Adesso è ottobre, ci sono 78 gradi. Ma che cazzo, non ti va mai bene? Volete decidere con queste cose dei fumetti? Ci confondete.
Ma questa è una punizione. È il karma che gira. È il karma perché che... ricordati che il cosplay è sofferenza. A te gira il karma, a me gira altra roba. Sono stati i nostri ospiti, hanno presentato lo spettacolo di House of Keg Live che vedrete questa sera qui a Lucca all'Auditorium. Vogliamo dire quante persone c'erano? Senza... Allora erano 112.000 per la questura 4. Normale, ecco, giusto. L'abbiamo sembra, detto. Sembra perfetto. Equo. Ma non è un po' alta la musica? No, sì. Secondo noi sì. Sì. DJ, allora, ma dov'è il DJ? Perché vedo qualcuno là che... Il DJ non puoi sapere. Per le mani, è Cook il DJ. Sì, è bravo Cook DJ. Alzalo ogni tanto, quando tipo, senti, dopo una battuta bellissima di Scinti, la gente ride e fa un applauso, alzi a commento. Ma non ne ho di battute. Appunto, era per quello che dicevo di fare così, era tranquillo. Normale, pomeriggio. Normale. Quando Omar e Scintilla compaiono assieme, io vado sempre in crisi. Perché il mio pregiatissimo collega Scintilla non solo presenterà House of Gag con Omar, ma domani sarà con me sul main stage, sarà... a presentare il B a Superhero. Vogliamo specificare che cos'è? Cosa succederà? Di che cosa si parlerà? Fallo tu. C'è puzza d'inculata, veramente. Ogni volta che apri bocca io sento una presenza di... Perché non si lava i denti. È una figata. No, appena mangiato, tra l'altro ho bevuto qualsiasi cosa. Non so... Tu sei? Non si direbbe. Si direbbe. Però c'è dimagrito. Dimagrito. Ma che c'è? Ma sto male, sono sotto... Sarà rosso? Sono sotto cortisone. Come? Ah, giusto, sei allergico, perdono. Cortisone gonfia, ragazzi. Allora, sulle il mani che lo sapeva? Neanche uno grasso. Rifiuta, guarda come ti ha scagazzato proprio. Tu usi il cortisone? Su vuoi. Dovresti, almeno è una scusa. Adesso musica. Che ho interrotto. Ma sei un cretino. L'unica battuta senza la diretta. C'è una brutta persona. Ce la faccio anch'io. Allora, il Bia Superhero Original Cosplay Contest è la gara cosplay dedicata a tutti i supereroi o supervillain originali. Abbiamo chiesto ai cosplayers di inventarsi un personaggio, di creare un costume, creare una missione, dei superpoteri e di portarlo sul palco. A giugno ne sono successe di ogni. Tu eri lordo di sangue finto. Mi hanno sporcato, c'è una ragazza vestita da ragazza col ciclo? Da sanguisuga. Ha fatto la ruota. Mi ha succhiato. T'ha succhiato? Cosa t'ha succhiato? Ma tutte le cose interessanti quando ho chiuso la diretta. Mi ha succhiato dalle 21 alle 21.30. Noi avevamo finito alle 17, vero? Sì. Sì. No, non è vero. No. Non è vero. Non è vero perché se n'è andata, però se no... E quindi domani alle 17 io e questo simpatico ragazzone saremmo sul palco principale a presentare questa cosa. Ma parliamo prima di House of Gag, raccontateci questa sera quanto casino di volete proprio fare. Perché no, io no, poco, senza sbattimento, poco sbattimento, perché dobbiamo fare piano, con calma, si sta seduti, ci si diverte, si rilassa. Noi portiamo il divano, non ci alziamo mai dal divano. Non aspettate. Che paraculi che siete, sì, però veramente. Ragazzi, non mi alzo anche perché è un divano gonfiabile. E l'ultima volta che mi sono alzato, purtroppo Scintilla dall'altra parte ha fatto, diciamo, da contrappeso. E c'è questo problema che ribalta. No, allora cos'è? È la versione live di House of Gag. Quindi portiamo il top del top del top del top del top del top dei video. Quindi li abbiamo scelti a caso. Proprio il meglio del genere umano. Proprio il meglio del genere umano. Tutti quelli che vorreste che facessero un figlio con vostra figlia. Ah. E quindi avremo una sequenza di, diciamo, come definirle? Disgrazie. Sì, però abbiamo delle categorie. Categorie tra cui abbiamo anche la categoria cosplay. Ovviamente siamo qua, abbiamo dedicato un'intera sezione dello spettacolo a tutti quelli che si vestono... Che si arrangiano. Vorrei dire da psicopatici, ma non è il posto giusto per dirlo. No, aspetta, lei sì. Complimenti per gli orecchini. Le palle di Natale hai rubato. Pensa che a casa farti un Natale di merda perché hai rubato le palle dell'albero. E invece quello come si chiama quel personaggio lì? Com'è? Lei è psicopatica, eh? Lei è Harley Quinn. Harley Quinn, bravo, Harley quello Quinn. Mi veniva il nome del... E quindi cosa faremo? Commenteremo i video e poi faremo qualche, insomma... Sì, poi si chiacchiera, extra, si improvvisa col pubblico, prenderemo qualcuno di voi sul palco e... E? Basta. E basta. No, e faremo delle cose. L'ultima volta che avete preso Giorgia Cosplay, ve la siete portata in video, è successo roba molto divertente. Avete intenzione di replicare? Cosa? No, noi partiamo con le migliori intenzioni, giusto? Noi siamo dei bravi ragazzi.
Non ti credo. Vecchi, ormai ragazzi. Ma come vecchi? Beh, 43 anni del ragazzo, ancora dico ragazzo. Ma giusto 42? Perché sono abituato. Beh, io mio papà e mia mamma, quando vengono gli amici loro a casa e arrivano i ragazzi stasera, poi arrivano. Alle 10:30 minchia, mamma. Vado a casa. Cioè, secondo me quando c'è l'osteoporosi, ragazzi, basta. Cioè, dopo l'osteoporosi è finita. E quindi questa sera una bella festa qui a Lucca. No, e quindi sì, c'è lo spettacolo, è divertente. Al la di là prima del volta fatto che lo portate a Lucca? Sì, 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 sì. E al di là del fatto che c'è Shint, che è molto divertente, fa sempre molto ridere. Sta simpatico anche. Fanno ridere i video e fa ridere i commenti di Scintilla. Fa ridere la pancia di Scintilla. E il doppio mento di Scintilla. Cosa fai? Fanno stacchi ridere i biglietti all'ingresso? Sì, io sì. Fanno io ridere la maschera in realtà. I trigliceridi di Scintilla. Non ridere se guardate. L'enigmista, no, così, è l'enigmista. Io li voglio, perché io non so zero, no? Sono sempre impreparato. Allora, zero. Cosa sei venuto a fare? Il suo personaggio fa finta di non sapere. No, non è vero, ma c'è la versione femminile? Da quando? No. Ah. Ma non c'è quella tipo Ledera, come si chiama? No, è un'altra quella lì. Poison Ivy, è un'altra. Come si chiama? Poison Ledera. Ivy. Poison Ivy. Ivy. Però non no, la cosa bella però che mi guardano e anche loro non sanno un cazzo. Ma non è vero, hai avuto un'infanzia di merda, non hai mai visto i cartoni di Batman? Io no, vedevo i telefilm di Batman io, quello con Adam West con la bombona. Quello sì, con la pancetta. E non avevano abbastanza costumi per tutti i nemici, quindi ce n'erano due o tre, c'era il pinguino che poi si travestiva anche da enigmista. Dai, facci una domanda, visto che sei l'enigmista. No, un indovinello che doveva rispondere. No. Ma stai indovinelli? E non è entrata nel personaggio. Ma scegli un altro costume! Ma sono contratti a termine! Cioè, che sia a termine, l'abbiamo capito, cioè, che non manchi moltissimo. E di là c'è, non vorrei lei invece Anna dai capelli rossi? No, la casa nella prateria. Laura Ingalls? Questa me la ricordo! Laura Ingalls, va bene? Da secondo me arriva dal castello errante di Howl. Ah. Però, vabbè. Howl. Howl. Non si pronuncia Howl. Ma non sai un cazzo, ma niente. È scritto H-O-V-L. Howl. No, Howl. È come How old are you? Cioè è la stessa roba? Stessa roba. No, quello invece lo conosco bene. Miyazaki lo conosco veramente bene, anche perché vedevo Conan da bambino. Eccolo, applauso. Cultura per Fantini Omar. Scusa se guardavo i cartoni animati che valeva la pena guardare, non le merde dell'enigmista. Scherzo, no, scherzo. Mi insulta Batman. DC Forever. Che tanto loro di sì neanche lo sanno, ma cioè non è lo che... so, io sono vestito Star Wars, quindi guarda. Ma no, ma poi è la vecchia Democrazia Cristiana, che si è rifondata e ha fatto Batman. Batman è cos'è? Andreotti. Cos'è una suora? Batman è Andreotti. L'hai mai visto in faccia, no? Anche Andreotti. Faceva un po' non più alto. Faccia, fa un po' più alto. E comunque... lei con i capelli viola invece? Ah, Magamago! Almeno questo lo sai. L'ho rivisto ultimamente, l'ho rivisto, la spada e l'altra roccia. È Porca Ontas. No? No. Dai, è Lara. No, arriva, no. ti do più difficile, vero? Arriva da Game of Thrones. Ah, Game of Thrones, non lo vedo. Sì. Sta non giocando. Lo vedo. Deve no, essere male, dai. La Cal Drogo. La Cal Droga! La Cal Droga! Cioè che Cali Droga è evidente. Non lo so, prendi il numero perché secondo me dopo ci divertiamo. La Cal Droga, bene. Ma avete visto dopo che è stato ucciso l'ultimo? Cos'è chi è l'ultimo che è morto nel Trono di Spade? Quello in poi. Vabbè, fai la lista. No, l'ultimo. L'ultimo. Che poi si è ripreso, diciamo. No, quello morto. Che è morto. L'ultimo che ha ucciso. Che era. Lui uno. Hanno fatto la serie dopo. Ehi, ti sei perso l'ultima serie? Eh? No! Sì. Ma non ne ha più fatti fuori, eh? No! No, proprio neanche. No, uno. No, l'ultimo che è morto. Ma no, l'ultimo morto è quello. Just è Snow. Morto un altro? Jon Snow. Quello, Jon Snow. No, sta benissimo adesso. La bomba. Si è ripreso. Formissima. Niente, ho perso la sanità in quegli anni. Però quando l'ha ucciso il. Come si chiama l'autore? Vabbè, oh, non sai. Allora, George Martin. George Martin, ma io faccio per far. Ma gli faccio per far qualcosa a lui. Sa tutto, sta merda. C'ha gli occhiali della Google, leggi tutto dentro. No, c'ha gli occhiali perché siccome. Vabbè. Quando hanno ucciso Jon Snow, che tutti si sono lamentati, e lui ha fatto un unico tweet, l'autore. Che ha detto: se mi rompete ancora il cazzo vi ammazzo il nano. Che da lì è diventato il mio idolo indiscusso.